oggi è una giornata importante qui all'Aquila, la Dompé si amplia, come è stato fatto questo percorso, di quanto parliamo e soprattutto la produzione, qualche dato sulla produzione, si è aumentata e di quanto è aumentata? La cosa più importante è che questo è un percorso che è iniziato più di 25 anni fa, oggi noi festeggiamo questa ricorrenza qui all'Aquila, lo facciamo con un bilancio di quello che è stato fatto e della occupazione qualificata che è di circa 250 persone che sono qui, che lavorano e che sono più del 90% laureate o diplomate. Noi lo facciamo oggi con un fatto abbastanza straordinario per il nostro settore, che è quello di avere farmaci assolutamente originali che coprono indicazioni che prima non venivano coperte, quindi sono innovazioni vere, breakthrough innovation come definito dalla Food and Drug Administration, che vanno in tutto il mondo e in questo caso la doppia valenza è che noi portiamo alla registrazione internazionale un farmaco, un'innovazione, un'idea del nostro Nobel Rita Levi-Montalcini, che non a caso ha inaugurato questo stabilimento e che 25 anni dopo lei non c'è più, ma oggi da qui parte per tutto il mondo il suo Nerve Growth Factor e per noi è una soddisfazione enorme. Poi abbiamo aumentato anche la produzione dei farmaci, diciamo, non biotecnologici, tra cui Occhi, Occhi Task, che va in giro per il mondo. Con il Polo Aquilano noi qui avremo il più grosso granulatore che esista, che è un granulatore da oltre 1000 litri che occupa più di 4 piani di altezza e l'investimento complessivo è stato di circa 250 milioni in questi anni, l'ultimo investimento è stato di circa 40 milioni. Continuerete ad investire sul sito aquilano? Siamo obbligati, questa non è una scelta nel nostro settore, investire in ricerca, investire in innovazione tecnologica, investire nella capacità produttiva è un obbligo, è una necessità. Per quanto si cerchi di andare veloci, gli altri vanno veloci come noi, se non di più, e quindi chi si ferma è perduto. Anche a livello di organico c'è un piano futuro per nuove assunzioni, di quanto parliamo? Ma diciamo che noi nell'ultimo periodo abbiamo già preso 20-25 persone in più e probabilmente ne dovremo fare altrettante nei prossimi 12 mesi. Il farmaco che appunto si è iniziato a produrre qui è un farmaco molto importante, a cosa serve in modo molto semplice? Per la cheratite neurotrofica, che è una malattia molto rara dell'occhio, della cornea, che porta nei casi più gravi alla cecità. Beh, un messaggio importante, quando un'impresa investe in un territorio è una festa per tutti, per la comunità e per il paese. Un paese che vive di industria, non avendo risorse e materie prime, una famiglia, la famiglia Dompé, che investe in un'area importante, che ha un doppio segnale, questione mezzogiorno, questione terremoto e nonostante quei momenti difficili questa azienda ha continuato a produrre, questa famiglia ha continuato a credere in questa fabbrica. Un bellissimo segnale di coesione, di senso di comunità e di come si può fare industria ad alto profilo nel nostro paese. Occorre aprire un confronto per capire quali regole mettere nell'interesse del paese con un doppio equilibrio, evitare precarietà, evitare dimensioni di cultura selvaggia dal punto di vista industriale, ma avere sempre chiara l'idea che il nostro è un paese che deve attrarre investimenti e non spaventare investitori. Speriamo, tra le altre cose, che anche a partire dalla questione ILVA si recuperi, diciamo, una soluzione nell'interesse del paese. Il ministro ha visto che sta ascoltando tutti, ha ascoltato anche noi, mi sembra una buona premessa per ascoltare e poi decidere, e ricordiamo che l'ILVA è un asset importante per la questione meridionale, per la questione occupazione ed è un'industria primaria cosiddetta che è al servizio della manifattura italiana, quindi per noi è importante avere un sito competitivo nel rispetto chiaramente dell'ambiente. Guardi, noi abbiamo un'idea del lavoro, il lavoro è un dono di Dio che va conquistato, specialmente in alcune aree del paese in cui non abbiamo lavoro, il problema e la sfida del paese è creare occupazione e lavoro, non depotenziare il lavoro. Poi quando arriva il lavoro e quando c'è da lavorare ci sono alcuni settori che lavorano più la domenica o d'estate rispetto ad altri e questo va tutelato nella logica sana e virtuosa del paese. Noi pensiamo che la sfida sul lavoro sia la sfida del paese, dobbiamo creare più lavoro e più occupazione in ogni giorno della settimana.
Le parole del ministro Tria sono parole di buon senso e di grande responsabilità. Sta ponendo una questione risorse all'interno degli obiettivi che appunto i ministri e il governo si sta ponendo. C'è una strada tracciata, all'interno di quella strada c'è un nodo risorse, con questo nodo risorse bisogna fare i conti, alla politica e al governo del paese definire le priorità. Presidente, il sito aquilano è sempre più leader nel settore, anche a livello europeo. Assolutamente sì, io stamattina guardavo un dato straordinario. Negli ultimi anni l'export farmaceutico in Abruzzo è aumentato più di quanto non sia aumentato in Germania. Se pensate che a oggi, ancora per poco credo, la Germania è il primo paese per presenza industriale farmaceutica, questo è un risultato straordinario. E quindi mi viene da dire, mi viene da commentare in questo modo: in questi giorni si dibatte molto di sanità, tutti parlano di sanità, c'è un nuovo ministro e io credo che il dibattito sulla sanità debba ripartire da queste cose. Non si può parlare solo di spesa, oggi la spesa deve essere finanziata e il finanziamento della spesa passa attraverso elementi virtuosi come questo, investimenti che portano la produzione in Italia, l'export, che vuol dire PIL, che vuol dire occupazione giovanile, che vuol dire anche ricerca altamente innovativa, perché qui si fa non solo produzione ma si fa produzione e ricerca di biotecnologia. Quindi un plauso a Sergio Dompé per la sua visione industriale, non solo che ha fatto la storia della farmaceutica italiana, ma anche per il futuro della farmaceutica italiana. Da queste prime avvisaglie, com'è il rapporto con il nuovo ministro della Salute? Ma il rapporto, noi abbiamo mandato ovviamente le congratulazioni e l'in bocca al lupo per un incarico che è estremamente importante perché riguarda la salute di tutti i cittadini. Ho visto che il ministro in questo momento sta cercando di imparare molto bene, perché credo che la sfida che si trova ad affrontare sia una sfida importante e quindi credo che abbia un approccio giusto. È chiaro che sta cominciando a fare i suoi incontri, come giusto che sia, e credo che abbia iniziato giustamente dalle istituzioni e mi auguro che nella serie di incontri prosegua ascoltando anche tutti gli attori del sistema salute e quindi anche noi. Io ho detto solo una cosa che credo sia importante: il ministro sta ascoltando tante verità, ognuno ha le proprie verità da dire, noi abbiamo anche noi la nostra verità. E quindi mi auguro che poi, una volta sentite tutte le verità, si faccia la propria di verità e noi la rispetteremo, però speriamo di avere l'opportunità di dirgli anche la nostra, perché qualche volta su di noi non si dicono tutte le verità e quindi anche noi abbiamo la nostra da dire. Poi alla fine credo che sarà in grado assolutamente, la persona equilibrata com'è, di farsi la propria idea. Certo, qual è la vostra verità e quali sono le altre verità che invece non collimano con la vostra? Allora, noi abbiamo avuto un momento di vuoto istituzionale per la formazione del nuovo governo e quindi nei momenti di vuoto viene fuori di tutto. Oggi, per esempio, io credo che una verità imprescindibile sia che il nostro settore in questi anni ha portato al paese in termini di valore economico qualcosa che nessun altro settore è stato in grado di portare: la crescita della produzione del 20% contro la manifattura che faceva un segno negativo, la crescita dell'export, la nostra crescita è il 100% dovuta all'export, che è cresciuto del 77%, la crescita dell'occupazione, in modo particolare l'occupazione giovanile, nessun settore è cresciuto in occupazione come è cresciuta la farmaceutica, e tutto questo ha dato un grande contributo. Abbiamo partecipato al sostegno della spesa farmaceutica con i payback. Anche qui molti dicono che le industrie non hanno pagato, non è vero, perché ci sono oltre 2 miliardi che sono stati pagati. Non sono disponibili perché c'è una legge dello Stato che non li rende disponibili, ma noi li abbiamo pagati, quindi liberateli. Io quello che dico al Ministro è un peccato che qualcuno dica al Ministro che l'industria non ha pagato. Non è vero, l'industria ha pagato, c'è un fondo presso il MEF che giace lì dal 2016 per il payback 13-15 che deve essere messo a disposizione delle regioni. Noi vogliamo che sia messo a disposizione delle regioni perché lo abbiamo pagato. Quindi ci sono tante cose da chiarire, la trasparenza. Non credo ci sia un settore come il nostro che ha reso trasparente tutti i rapporti con gli operatori professionali della sanità. Noi lo rendiamo trasparente, lo pubblichiamo su tutti i siti. I prezzi, anche qua c'è da dire una cosa molto importante: noi siamo il primo paese al mondo per i contratti che sono stati fatti
con lo Stato sul prezzo dei farmaci, e questo fa sì che noi ogni anno siamo chiamati a ripianare attraverso sistemi di payment by result, cost sharing, risharing, ingenti cifre vicine ai miliardo. Quindi credo che siano tante verità da dire che probabilmente per chi è nuovo del settore ancora non le conosca. Noi gliele vogliamo raccontare e poi credo che si farà la propria idea. Un ultimo dato: l'Abruzzo potrebbe superare addirittura la Germania. Tra quanto tempo, secondo una stima? Per quanto riguarda l'export, la crescita dell'export che abbiamo avuto in Abruzzo e al sud in particolare è superiore a quella che ha avuto la Germania. Io ho detto tempo fa che saremmo andati a prendere la Germania perché era davanti a noi di parecchie unità nella produzione, soprattutto come presenza industriale italiana in pochi anni. Credo che ci siamo molti vicini e che questo arriverà presto. Per quindi con orgoglio credo che a breve ci sentirete dire che grazie a iniziative anche come quella di Don Pei qui nell'Aquilano, l'Italia sarà il primo paese per presenza farmaceutica industriale. Vicepresidente, oggi è una giornata importante per l'Aquila e per quanto riguarda le aziende e il lavoro sul territorio aquilano. La Don Pei, una grande fabbrica, una realtà che si sta espandendo. Questo cosa porta all'Abruzzo intero? Dunque, innanzitutto ricordiamo quello che Don Pei ha fatto qualche anno fa, quando ci fu il terremoto che questa azienda ha subito pesantemente, che coincise peraltro con l'inizio della crisi. Sarebbe stato possibile, no? Forse perfino ragionevole, che di fronte a quella tragedia un'azienda se ne andasse o disinvestisse. Don Pei non solo è rimasta, ma ha investito. Ha investito dall'anno dopo e ha continuato a investire. Noi lo abbiamo aiutata naturalmente, come era doveroso, e soprattutto abbiamo apprezzato il fatto che abbia investito moltissimo in ricerca. Questa è un'azienda che da centro manifatturiero del gruppo è diventata oggi uno dei centri strategici. Diciamo, è un hub al servizio della multinazionale. Questo ci consola e ci rassicura sul fatto che nei prossimi anni questa azienda qui, questo stabilimento, può solo crescere. E questo è stato, diciamo, è una buona notizia, e non solo una buona notizia, è un esempio. L'esempio è il seguente: in questo nostro territorio, per i grandi gruppi, è possibile, è utile, è vantaggioso investire. Spero che quello che ha fatto Don Pei possa servire di esempio per tante altre aziende, quelle che già ci sono, ma anche altre aziende che possono venire qui, che noi possiamo attrarre qui, perché questo è un territorio che ha passato tanti guai, però è un territorio che ha tutte le condizioni migliori possibili per poter sviluppare un'industria di qualità e un'industria moderna. E naturalmente di un'industria abbiamo bisogno, perché alla fine certo c'è il turismo, che è una cosa importantissima, ci sono i servizi, c'è perfino agricoltura e zootecnia, però ricordiamoci sempre che è l'industria il cuore, il centro di un modello economico che funziona. Sindaco Pierluigi Biondi, oggi una giornata importante per l'Aquila, per il lavoro e per la ricerca. Questo è il sito della Don Pei, un sito molto importante, 25 anni sul territorio e è sempre in crescita. Questo cosa porta all'Aquila e agli aquilani? Ma queste sono un po' le nozze d'argento fra Don Pei e la città dell'Aquila, che come nelle famiglie equilibrate al giro di boa ci si rinnova la promessa d'amore, ed è una promessa d'amore ben riposta, perché in questo sito c'è stata anche una sperimentazione importante, cioè la capacità del pubblico e del privato di mettersi insieme in un progetto molto ambizioso che oggi arriva a compimento e che dimostra anche la capacità di resistenza e di ripartenza di un territorio che il 6 aprile 2009 veniva considerato morto o moribondo. Invece questa città e questo territorio hanno saputo reagire, hanno saputo anche immaginare quale fosse il percorso da compiere per avere una compiutezza del senso del sacrificio che abbiamo fatto, e il contratto che è stato firmato con Don Pei da oltre 40 milioni di euro, di cui una parte importante messa dal pubblico grazie a soldi strappati con le unghie e con i denti da sindaci che sono stati visionari in un certo momento, quando hanno capito la necessità che a fianco alla ricostruzione edilizia ci fosse la necessità anche di una ricostruzione socio-economica, e non era affatto scontato.
Elena Marinucci, dopo 25 anni, di nuovo qui alla Dompè. 25 anni fa appunto lei era qui per il taglio del nastro. Cosa è cambiato e cosa ha visto in questa fabbrica dopo 25 anni? Beh, intanto un enorme ringraziamento a Sergio Dompè per essere venuto ad Aquila, per esserci rimasto, per aver lavorato sempre benissimo, per aver accresciuto la presenza e oggi ancora di più. E per me è un grande piacere esserci ancora. Ricordo quel giorno, fu bellissimo perché in effetti insomma, significava per Aquila tanto. Aquila aveva già avuto un'altra azienda farmaceutica ed è diventata poi un polo farmaceutico e poteva essere anche di più se non ci fossero stati un po' di inconvenienti, un po' di inimicizie. Quindi come posso dire che sono molto contenta. Anche un po' emozionata insomma dopo 25 anni. Si vede anche credo.